Ciao a tutti! Finalmente le cipolle rosse di Acquaviva. E io, secondo voi, potevo non fare la focaccia barese con le cipolle rosse di Acquaviva? Potevo? No, che non potevo. Aspettate un attimo che prendo la presina. Eccola qui. E quindi focaccia barese con le cipolle rosse di Acquaviva. La prepariamo insieme? Eschmanen! Quindi per preparare la nostra focaccia prendiamo le cipolle rosse di Acquaviva. Eliminiamo la prima camicia esterna e le affettiamo sottilissime, così. Una volta affettate le trasferiamo in una padella. Aggiungiamo olio extravergine di oliva, sale e pepe. E quindi andiamo a cuocere. Ci trasferiamo sul fuoco e cuociamo a fiamma bassa col coperchio, mescolando di tanto in tanto. Io non ho aggiunto l'acqua. Mescolate ancora e portate a cottura. Quando risulteranno ben morbide e cotte, le trasferiamo in una ciotola e le lasciamo raffreddare completamente. A questo punto prepariamo l'impasto della focaccia e quindi, come sempre, farina in ciotola, farina zero e semola rimacinata. Mescoliamo e aggiungiamo il lievito, un cucchiaino di miele o zucchero o malto e iniziamo ad impastare aggiungendo l'acqua a temperatura ambiente poca alla volta. Adesso in estate potreste anche aggiungere acqua fredda, il sale, mescoliamo ancora e ancora acqua. A questo punto aggiungiamo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Mescoliamo per fare in modo che la farina assorba l'olio e quindi mescoliamo più energicamente col cucchiaio o con le mani per impastare per qualche minuto. A questo punto abbiamo ottenuto un impasto grezzo, lo copriamo e aspettiamo per 20 minuti. Trascorso il tempo del riposo, con le mani unte di olio andiamo a fare il primo giro di pieghe, che poi sarà l'unico giro di pieghe. Copriamo il nostro impasto e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio, così. Ed ecco che il nostro impasto è raddoppiato. Quindi prendiamo la teglia, la mia in ferro, ma potete utilizzare una teglia antiaderente, aggiungiamo abbondante olio extravergine di oliva e trasferiamo l'impasto lievitato. Allarghiamolo fino a coprire tutta la superficie. Come vedete, l'impasto oppone un po' di resistenza, quindi aspettiamo 10 minuti e procediamo. Come vedete, dopo il tempo di riposo si stende più facilmente. Quindi adesso aggiungiamo le nostre cipolle, che nel frattempo si sono raffreddate. Le distribuiamo su tutta la superficie della focaccia. In questo caso non ho aggiunto olio perché le cipolle erano già abbastanza unte e quindi andiamo a cuocere in forno caldo a 230 gradi per circa 20 minuti ed ecco la nostra focaccia appena sfornata, perfettamente cotta. La lasciamo intiepidire e quindi procediamo al taglio. Eccola qui, la sformiamo e andiamo a vedere come è venuta questa focaccia. Alzate il volume e sentite quanto è croccante. Beh, devo dire che è venuta bene, vero? Ed ecco qui la nostra focaccia barese con cipolle rosse di Acquaviva pronta per essere servita e gustata. Vi è piaciuta questa ricetta? Ciao!